Chi sarà il nuovo nemico pubblico del Cremlino? Se lo domandano in molti dopo la notizia della morte di Boris Berezovsky, uomo ombra della Russia post-comunista. Con la sua morte finisce un'epoca. Berezovsky è l'uomo chiave di Yeltsin, colui grazie al quale il presidente ottiene il secondo mandato nel 1996, l'uomo che porta al potere Vladimir Putin. 40 anni di ricerca matematica che gli conferiscono quelle capacità strategiche e analitiche fondamentali per il suo successo. Difficile ricostruire le tappe di una lunga quanto controversa carriera. Abbandonato il mondo della ricerca, Berezovsky si affaccia all'industria e negli anni delle privatizzazioni post-sovietiche riesce a mettere le mani sulle principali aziende, dal petrolio ai media. Industria, politica e potere si fondono in un unico profilo. Berezovsky viene indicato come uomo chiave della pace in Cecenia e poi della nuova guerra. Tac, tac. Ma non basta, nel 1997 l'oligarca viene nominato capo del Consiglio di sicurezza russo. Con l'affacciarsi del nuovo millennio e della nuova generazione di potenti iniziano i guai. Dopo aver sostenuto le elezioni di Putin, tra Berezovsky e l'ex agente del KGB iniziano i primi problemi. Berezovsky prova a ricollocarsi sullo scacchiere come voce critica del sistema moscovita incarnato da Putin e nel 2001 lascia Mosca per Londra, dove chiede asilo. In Gran Bretagna si materializza la fine di un mito e inizia così una lenta decadenza non soltanto politica ma anche e soprattutto economica. Perseguitato da processi e questuanti, spolpato da un divorzio milionario, il colpo finale arriva dalla perdita della causa contro l'altro oligarca russo Roman Abramovich. L'uomo cui Forbes dedica la copertina del 1990 come uomo più potente al mondo si scopre vulnerabile. Dopo aver ispirato due film e un libro, Berezovsky chiude la saga con un'uscita di scena controversa e apparentemente spiegabile, degna del personaggio.